Buonasera a tutti quanti. Terminiamo oggi la serie di tre predicazioni che riguardavano i salmi. E l'ultimo salmo che vediamo è il Salmo 30. È un salmo che mi è particolarmente caro, non è la prima volta che predico su questo salmo. Allora, molti hanno paragonato la vita come a un Luna Park. Luna Park è pieno di giochi e di attrazioni. Ci sono alcuni giochi sono emozionanti, altri sono rilassanti, altri sono paurosi. L'emozione delle montagne russe, a chi piace andare sulle montagne russe? Sono l'unico qua dentro. O il rilassamento della ruota panoramica, ti rilassi, non devi fare altro se non guardare il panorama. Oppure la paura del tunnel degli orrori. Ma alla fine il Luna Park è un gioco. Le emozioni, bello brutte, durano l'arco di un pomeriggio, di una giornata dove stiamo là. Dopodiché si torna a casa e tutto ritorna come prima. La vita invece vera è differente, è diversa. Questo altrimenti ce lo mettiamo sotto. È un Luna Park dove ogni emozione è vera e ogni emozione rimane. E spesso l'eccitazione, il rilassamento, paura non vanno via con un pomeriggio, ma restano ancora per molto tempo. Non sempre facciamo vedere agli altri quello che proviamo, anzi, quasi mai. Ci sono momenti di frustrazione, di rabbia per l'ingiustizia, di dubbio, di depressione, spirituale o anche fisica, di dolore. E poi ci sono momenti di gioia euforica, di pace che non trova parole. Tutto questo su e giù, spesso, anzi non sempre, quasi mai lo facciamo vedere di fuori. Talvolta lo condividiamo soltanto con le persone che abbiamo più intime, un familiare, un amico, un'amica. Qualche volta, ma non sempre, anche se dovremmo, lo condividiamo assieme a Dio. Nella Bibbia invece troviamo spessissimo brani dove persone esprimono e descrivono e condividono con Dio tutto quello che gli accade e per cui lo condividono anche con noi, le loro emozioni più profonde. E i salmi sono in particolare un posto dove questa condivisione è più presente. Molti salmi sono scritti da Davide, vi ricordate che era il secondo re di Israele, la cui vita è stata molto simile alle montagne russe, un Luna Park enorme, con alti e bassi a non finire, da pastore a guerriero, da cantante a re, da uomo di lode a adultero, assassino. Nei suoi salmi troviamo una gamma indescrivibile di emozioni, la gioia, la rabbia, la paura, la fiducia, la riconoscenza, la confusione, il pentimento. Il Salmo 30 che vediamo oggi è proprio un salmo che racconta queste esperienze. Lo leggiamo, la prima slide. Salmo 30 da 1 a 12, lo leggiamo tutto quanto, e dice così. Io ti esalto, o Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. O Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore, voi suoi fedeli, celebrate la sua santità, poiché l'era sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta la vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità dicevo, non sarò mai smosso. O Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte, tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ho gridato a te, o Signore, ho supplicato il Signore dicendo, che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, o Signore, ed abbi pietà di me. O Signore, sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza? Hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. O Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Salmo bellissimo. Come in una montagna russa, l'esperienza di Davide è stata quella di essere prima in basso, poi portato in alto, prima in preda ai nemici e poi salvato da essi nel versetto
nel versetto 1 questo lo leggiamo. Poi malato, come dice nel versetto 2, e persino quasi morto, come dice il versetto 3. Se sei stata sulla montagna russa, simile a quella di Davide, e chi non lo è stato nella vita, forse possono ritornarti utili le cose che Dio ha scoperto, che Davide ha scoperto su Dio nel frattempo che si teneva salto al seggiolino del suo kart sulla montagna russa della sua vita. Prossima slide. La prima lezione che ha imparato Davide è questa, la realtà dell'ira di Dio. Il versetto 5 dice: poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta la vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Sapete, abbiamo spesso difficoltà a parlare dell'ira di Dio, soprattutto noi che predichiamo. C'è una tendenza dei predicatori a predicare tutto quanto la gioia, tutto da gioia, non è sempre così. È un attributo scomodo che vogliamo spesso escludere, soprattutto noi che predichiamo. Portati come siamo a parlare solo della bontà di Dio verso noi, ma è possibile che Dio possa essere adirato verso di te? Perché vedi, l'ira di Dio non si applica soltanto ai suoi nemici o anche ai nemici dei suoi figli, ma anche a chi crede in Lui, a chi credi che ai suoi figli, ai credenti. Ora, sappiamo di essere nella grazia di Cristo e che Cristo ha espiato i nostri peccati, sappiamo di essere scritti nel libro della vita, però capita. Davide, di cui Dio aveva detto in prima Samuele, l'aveva descritto come un uomo secondo il suo cuore, quel Davide sperimentò e ne parla spesso, ma attenzione, Davide dice che l'ira di Dio per i suoi figli, per colui che ama, è solo per un momento, non è un cartellino rosso e neppure un cartellino giallo, è l'arbitro che richiama il giocatore e ci parla. Quando il giocatore si comporta male e è fuori dalle regole del gioco che sta facendo, senza tirare fuori i cartellini. E Davide dice che è limitata a un brevissimo spazio di tempo. Qui nel Salmo dice che è una notte appena, dice Davide, si piange la sera e si ride la mattina seguente. Sei nella sera del pianto? Credi in Lui, ma tutto sembra buio intorno. Forse non lo è, ma potrebbe essere che sia un invito bonario di un arbitro che ti dice: oh, devi giocare bene per me. Potrebbe essere. Non ti scandalizzare, non te la prenderà male. Anche se Dio sa che lo ami, capita di deviare. Capita a tutti. Davide lo fece più volte, vi ricordate? Davide fu adultero, Davide fu omicida. Davide si rifiutò di andare in guerra con il suo esercito e preferì starsene mollemente nei palazzi e mandò gli altri a morire invece di lui. Cosa puoi fare tu per diventare oggetto di questa ira disciplinatoria di Dio? Non andare in battaglia, così come fece Davide. Davide non andò in battaglia. Quando sai che dovresti stare lì a fianco dei tuoi soldati, non andare in battaglia per Cristo, evitare di parlare di Cristo agli altri, evitare di continuare a crescere in Lui. Oppure affacciarti alla finestra dove sai che ci sarà Batsheba che fa il bagno nuda e lo fa là davanti proprio per farsi vedere da te. Insomma, fare quello che sai che non devi fare o non fare quello che sai che devi fare. La seconda lezione che impariamo da Davide, il laccio della prosperità, i versetti 6, da 6 a 7, dice così: quanto a me, nella mia prosperità dicevo, non sarò mai smosso. O Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte, tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Se leggete sulla Bibbia il Salmo 30, prima dei versetti, c'è un'indicazione che dice per l'inaugurazione della casa, ovvero del Tempio. Questo è un Salmo composto per l'inaugurazione del Tempio. Davide
aveva conquistato Gerusalemme e ora aveva costruito un tempio che era il primo tempio, non quello ufficiale di Salomone che sarebbe stato costruito proprio dal figlio di Davide, ma era un tempio dove, un luogo dove si adorava Dio. Davide che cosa fa? Si ferma e si guarda indietro. Davide aveva tutte le ragioni di comportarsi da supereroe, aveva fatto di tutto e di più, aveva conquistato Gerusalemme, ma non lo fa. Invece riflette, guarda indietro e dice: come sono stato capace di fare tutto ciò io? E gli sorvengono non soltanto i momenti belli del cammino, ma anche, anzi soprattutto, quelli brutti del cammino. Una domanda: lo fai ogni tanto? Lo facciamo? Lo faccio io? Consideriamo il cammino della nostra vita fino ad adesso per scoprire i motivi di dove siamo stati aiutati dal Signore, e i momenti dove siamo fuggiti da Lui, e i momenti in cui il Signore ci ha ammonito per richiamarci a sé. Davide aveva vissuto nella prosperità, la sconfitta di Golia, la figlia del re come sposa, gli eserciti che cantavano, vi ricordate, Saul 1000, Davide 10.000, ne ammazza, era quello il concetto. L'amicizia con Jonathan, il figlio del re, tutto andava a gonfie vele, tutto andava bene. E allora che lui disse: oh, io non sarò mai smosso, da qua io non mi muovo, Dio sarà per sempre la mia guida. Anche io, anche tu forse, di fronte a periodi dove tutto è perfetto, meraviglioso, lo pensiamo e lo diciamo anche agli altri: ah no, io non abbandonerò mai Dio. E diamo per scontata, come ha fatto Davide, la benevolenza di Dio. Smettiamo di lavorarci sopra per meritarla. Smettiamo di crescere nella fede, ci sediamo e attendiamo che la benevolenza di Dio ci piova addosso. Attenzione, non voglio dirti che la benevolenza o la grazia la devo meritare, eh? La benevolenza, la grazia, è sempre grazia, è sempre immeritata, è sempre un favore che Dio ci fa. Ma cercare il volto di Dio, cercare il suo volto, quello sì, fare il suo volere, seguirlo, renderlo presente nelle mie azioni, quello sì è qualcosa che devo ricercare, che devo meritare. E invece crediamo che sia merito nostro e possiamo fare a meno di cercare il volto di Dio, dicendo: tanto a questo punto Dio non mi serve, lo so fare, lo so fare. E lui si nasconde a noi allora, così che quando le cose volgono dal male al bene, noi allora lo cerchiamo e non troviamo più il suo volto. E a quel momento diciamo: Dio, dove sei? Lo smarrimento di Davide durò un bel po', perché durò 4-5 anni. Fu cacciato dal palazzo, visse come un foggiasco, cacciato come un criminale, ricercato e in pericolo costante di vita. Attenzione, Dio non è che aveva abbandonato completamente Davide, Dio era costantemente presente con Davide, gli parlava, ma Davide non era più forte. Il monte di Davide non era più forte, la prosperità che Davide aveva vissuto non c'era più. Sei mai stato smarrito? Sei mai stata smarrita? Vuoi piacere a Dio, ma ti trovi in un deserto? Sai che sei stato chiamato o sei stata chiamata a fare il re o la regina, ma ti trovi fuggiasco, ti trovi fuggiasca e riesci appena a sopravvivere. Se non ti è mai successo, lode a Dio, attenzione, potrebbe succedere. Se succedesse, se mai succedesse, mi auguro per te di no, fai attenzione a non sostituire Dio con altro che ti renda forte. Il sesso, la carriera, il denaro, gli affetti, la famiglia, cose che sono precarie e assolutamente momentanee. Quasi sempre la natura del problema è dentro di noi. Dio lo vuole correggere e a volte impiega degli anni per farlo. La peggiore cosa che possiamo fare in queste situazioni è fuggire dal suo insegnamento e rifiutare quello che lui ci sta chiedendo di fare.
Davide si volge indietro e capisce che quei momenti di solitudine e di abbandono sono stati quelli che lo hanno forgiato di più per arrivare dove è ora, perché gli hanno fatto capire che senza Dio la prosperità è poca cosa. Terzo insegnamento, terzo e ultimo insegnamento. Il bisogno di gridare e di supplicare, i versetti che vanno da 8 a 12, dicono così. Davide dice così: ho gridato a te, o Signore, ho supplicato il Signore, dicendo: che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me, o Signore, sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. O Signore Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Davide, dopo questa amara lezione, ha imparato. Cambia la sua fiducia. Finalmente ha capito: è tutto per grazia, non mi posso meritare nulla. Smette di credere in se stesso, smette di dire mai smosso e ritorna a gridare a Dio, a supplicare a Dio, a non voler essere indipendente, ma dipendente da Dio. Quando dice io non sarò smosso, tutto ruota attorno a io, attorno a Lui. Ma guardate il versetto 9, dice: profitto per te, celebrarti la tua verità. E al versetto 12 c'è: salmeggiare a te. Tutto ruota attorno a Dio, Dio è il centro e Davide non è più il centro, non è più al centro dell'universo, è Dio che è tornato a essere il padrone della vita di Davide. E Davide capisce che i suoi fallimenti più amari, quelli più dolorosi, sono stati la scuola per i suoi successi più grandi. Per me e per te la scuola è la stessa e la lezione è la stessa da apprendere di quella che ha preso Davide. Una ricerca scientifica pubblicata sul Journal of Cognitive Neuroscience, per cui una rivista scientifica, dimostra che impariamo più dagli errori che dai successi. Si impara più dagli errori che dai successi. E il danese Niels Bohr, che è una persona famosissima, è un premio Nobel per la fisica, ha affermato che un esperto è qualcuno che ha commesso tutti gli errori che si potevano compiere in un campo molto ristretto. Niels Bohr dice semplicemente: vuoi diventare un esperto? Devi fare tutti quanti gli errori, tutti, dal primo all'ultimo. Le lezioni, soprattutto quelle dure, furono le chiavi del successo della vita di Davide in futuro. Vi ricordate Mosè? Grande Mosè. Disse subito sì a Dio, vero? Assolutamente no. Passò 40 anni nel deserto, 40 anni nel deserto per capire che senza Dio non poteva fare alcunché, non poteva fare nulla. Ma quei 40 anni gli fruttarono altri 40 anni che gli servirono per liberare un popolo, per creare un popolo e per divenire il padre di una nazione. Una persona, un politico, Charles Colson, è stato una delle menti del più grande scandalo di spionaggio politico in America tanti anni fa, il Watergate. Charles Colson è diventato credente dopo quello scandalo, è finito in galera e lì ha scoperto Dio e ha scritto questo: il punto di forza della mia vita è stato il mio più grande fallimento. Sono un ex carcerato per lo scandalo Watergate. La mia più grande umiliazione, l'essere mandato in carcere, fu l'inizio del più grande servizio per Dio che avevo mai intrapreso. Egli ha scelto per la sua gloria l'unica esperienza nella quale non c'era gloria per me. In conclusione, per coloro che hanno conosciuto Cristo, l'ira di Dio non è che per un momento, passa. È un richiamo, un incoraggiamento a cercarlo e a coinvolgerlo nella vita, nella sua vita.
È Cristo che ti serve. È Cristo che ti serve, perché non sia un cartellino rosso. Aggrappati a Lui, aggrappati a Cristo. Riconosci che per la sua benevolenza Lui ti vuole salvare. Ma tu, come ha fatto Davide, devi gridare. Per coloro che vivono nella prosperità oggi, ringrazia Dio ogni mattino e anche la sera, in ogni momento, perché è Lui che manda la gioia e la grazia per rendere forte il tuo monte. Per coloro che hanno smarrito il senso della vita, è giunto il momento di gridare, di cambiare atteggiamento, di avere fiducia in colui che è onnipotente. E se a qualcuno il Signore ha mutato il dolore in danza e il cilicio del deserto è stato tolto, è questo il momento di servire Lui, di salmeggiare e di non tacere. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie che ai tuoi figli tu non dai un cartellino rosso. Tu lo ammonisci verbalmente per farlo ritornare a te, per farci ritornare a te. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io riconosco che senza di te non posso fare assolutamente nulla. Riconosco che anche verso di me tu puoi usare ira, ma che è un'ira che dura per un tempo, che passa. E quella tua ira è un'ira che serve perché io possa tornare a te. Signore, io voglio evitare quell'ira. E voglio evitare il laccio della prosperità. Non voglio pensare che il mio monte non sarà mai smosso se ti sto distante. Perché io voglio essere forte quando tu mi rendi forte. E infine, Signore, io voglio gridare a te. Ho bisogno di gridare e di supplicare a te perché tu intervenga nella mia vita. Di testimoniare quando la tua grazia mi inonda e di gridare quando la tua grazia sembra mutata in pianto, ma è soltanto per una notte. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.